famiglie senza acqua da 10 giorni, questa volta in via Gregorio VII, al Tramontona, in due palazzine dello IACP. Alcuni inquilini non hanno pagato le bollette e a subirne le conseguenze è l'intero stabile. Una morosità in parte sanata ma che non soddisfa l'acquedotto pugliese, che ancora non ripristina l'erogazione idrica lì dove ci sono tante situazioni problematiche, gente anziana allettata, disabili e malati. La mattina del 27 al primo mattino sono venuti e hanno staccato l'acqua. Noi non abbiamo toccato niente, abbiamo solamente pagato il 28, 3.500 euro. Ci sono le bollette che abbiamo pagato. Però acqua ancora non se ne vede per niente. Abbiamo fatto fare questo articolo sul giornale, però qua vediamo solamente polizie e vogliono solamente staccare e basta. Abbiamo fatto un accordo con le Vita Vecchia che paghiamo 20 euro a famiglia. Poi è arrivata una bolletta di 8.000 euro. Abbiamo portato i tecnici dell'acquedotto, più la ditta di Tommaso. Hanno constatato, era sotto che c'era una perdita di acqua. È stata constatata. L'abbattimento che hanno fatto è stata una fesseria, però giustamente la gente, c'è gente che prende 300 euro di pensione e non può pagare l'acqua, quelle che vogliono loro, c'è da fare un accordo, mettere a coda a quegli altri, perché noi paghiamo tutti l'acqua, sono solo due famiglie che sono disastrate che non possono pagare l'acqua. Allora, abbiamo accordato, però 8.000 euro non lo possiamo pagare. Poi, l'altra bolletta è arrivata addirittura di 16.000 euro, e non sappiamo cosa fare. Non ci siamo stufati, loro ci devono fare, l'acqua d'occhi, chi sia? Ci devono fare, io ho detto, quanto gli devo dare io? 2.000 euro, ci devono attaccare tutta l'acqua. Quanto gli devo io? 5.000 euro, 1.000 euro, paghiamo. Però voglio il distacco, perché io non posso stare a Raiacolo Cristiano, in Dovolanza. Perché da noi non si fanno dei riunioni condominio, poi si fanno le lotte, perché è una lotta tra poveri. È responsabilità dell'acquedotto pugliese, perché fa un abuso proprio di potere, l'acquedotto pugliese. Queste persone pagano le bollette regolarmente. Ci sono dei debiti, hanno fatto gli accordi, però all'improvviso di notte vengono a chiudere l'acqua. Questo non si capisce perché. Dottore Mele, come consigliere circoscrizionale vuole lanciare un appello al sindaco. Sì, praticamente qui stasera è giusto che la gente risani questo debito. Questo si avverte e la gente lo vuole sanare questo debito. Solo che notiamo che l'ente IACP è assente. Dato che l'ente IACP è assente, chiediamo maggiore attenzione al sindaco, che già nell'enormità di questa situazione, facendo carico anche di soldi pubblici per risanare gli abbattimenti, chiediamo che il sindaco intervenga affinché si riesca a spalmare questo ulteriore debito.